Il Mediterraneo è stato messo a dura prova da un'altra estate caldissima. Le temperature rilevate quest'anno hanno raggiunto picchi mai registrati prima. Le forme e i colori del nostro mare sono scomparsi sotto una soffocante coltre gelatinosa, l'aspetto più vistoso del riscaldamento del mare. Un soffice manto di mucillagine si è disteso sui fondali, minacciando la sopravvivenza di numerosi organismi marini. È un fenomeno ormai comune nelle acque superficiali del nostro mare, ma che stiamo iniziando ad osservare anche in profondità. Le mucillagini sono composte da materiale organico. Con l'aumento della temperatura, alcune specie di alghe le producono in grande quantità, soprattutto dove gli ambienti marini sono già alterati. In superficie, gli strati gelatinosi possono ridurre la luce solare sulle foglie della posidonia e compromettere la fotosintesi, limitando così la produzione di ossigeno e la cattura di anidride carbonica. Più in profondità, la gorgonia bianca e Unicella singularis è vittima di eventi di mortalità di massa. Le sue popolazioni sono in forte declino a causa dell'aumento delle temperature e delle coperture algali. Anche nella zona mesofotica, più lontano dalla superficie, le gorgonie rosse sono ricoperte da uno strato di alghe e mucillagini che non permette ai loro polipi di nutrirsi. Un fenomeno che, se permane per molto tempo, può portare alla scomparsa dell'intera colonia. Con le mareggiate di fine estate si puliscono gran parte delle mucillagini dalle zone più superficiali. I venti autunnali rimescolano le acque abbassando le temperature e le correnti raggiungono anche le zone più profonde. La vita bentonica, sopravvissuta alla lunga copertura della coltre gelatinosa, torna finalmente a respirare. Il Mediterraneo è un mare chiuso e relativamente poco profondo. Il suo riscaldamento avanza a una velocità superiore alla media globale e le ondate di calore si stanno ripetendo con frequenza e intensità sempre maggiori. Malgrado tutto, nelle zone protette, dove il mare è in salute e ricco di biodiversità, gli ecosistemi marini sembrano ancora in buono stato. Ma se la tendenza all'aumento delle temperature e alla persistenza dei suoi effetti continuerà, fino a quando riusciranno a resistere?